quando forse uno dei più grandi artisti contemporanei arriva in città, insomma, c'è sempre grande, grande attesa e curiosità. Beh, speriamo di sì e ci auguriamo che ci sia, ma questo è stato proprio il progetto sviluppato con Metamorfosi qualche anno fa, cioè quello di portare artisti di livello internazionale in circuiti che sono abitualmente marginalizzati da questo apporto culturale. E invece noi sappiamo che questo stimola i territori e che mostre di questo genere, che tradizionalmente vengono fatte a Roma e a Milano, invece crediamo che debbano costituire proprio una forma di stimolo, di trigger. E infatti già so che è stata organizzata una session dove dei ragazzi verranno a dipingere, e questo ci fa capire come, che tipo di impatto hanno questi oggetti culturali sul territorio, nella vita reale. Sarebbe ridicolo pensare, no, se facessimo una mostra di Van Gogh, che delle persone qui sotto venissero a dipingere dei quadri alla Van Gogh. E invece troviamo stimolante che dei ragazzi vengano a interagire con la mostra. Ecco, la cultura contemporanea, anche trattata in maniera controversa da un artista estremamente particolare, direi unico, che è arrivato al vertice del mondo dell'arte senza passare per il sistema dell'arte, utilizzando le nuove opportunità che questo sviluppo del mondo ci ha offerto a partire dalla fine degli anni 90, e che tratta temi e argomenti senza violenza, senza livore, senza odio, oserei dire, argomenti che invece nel mondo vediamo trattati con questo tipo di stati emotivi. Ecco, qui abbiamo un rappresentante dell'arte in risonanza con le giovani generazioni, che lo sentono proprio, che non verranno a vedere la mostra, perché loro conoscono già questi lavori, verranno a presidiare con un senso di solidarietà all'artista, la loro presenza non sarà contemplativa, sarà interattiva, mentre abbiamo visto prima uno spettatore contemplare la Ballroom Girl che ho alle spalle. È importante anche lo spunto di riflessione che viene dato nella mostra. Abbiamo visto anche le ultime opere fatte in Ucraina ed è un po' un accenno a quello che sta accadendo. È un fatto molto nuovo nell'arte esporre un artista anonimo che lavora in anonimato, come molti altri artisti, scrittori, quello non è un fatto nuovo nell'arte, ma che opera mentre viene studiato, esposto e celebrato. E quello che, a cui abbiamo assistito vedendo le opere di Banksy spuntare in Ucraina, è un fatto incredibilmente unico nella storia dell'arte. È un artista che è andato a realizzare arte in un campo di battaglia, dove si stava combattendo, rischiando la vita. A Kiev piovono missili in questi giorni, quindi è qualcosa di veramente fuori dall'ordinario, che forse dovremmo studiare, insomma, in futuro lo capiremo questo portato in futuro.